sta succedendo? Chi è che io, ma quando mi riesce, io sono la donna, né marito, né figlia, non giocare, quando mi riesce, 10 anni che sono qua io, e dove me ne devo andare? Perché chi dice che hanno stato bene, che hanno figli, che hanno, io dai alloggio, allora io mi devo io casula, ricciutula, vergogna! Il signor Vescovo, guarda, quello che sta succedendo a me mi sta rovinando, perché io sono venuta qua che ero sola, senza marito, senza figli, senza debità, senza niente, e la rinuncia muore. Io vado al Quirinale, io dico Presidente della Repubblica, il numero ce l'ha di buona, 06 46 991, e ti dico che cosa succede, vergogna, tu bambini e voi, quando me ne vai? Me ne vai un momento quando mi sono già, e poi si mette fuori perché la bambina è legata. Ma ci vuole un po' di coscienza, mi meraviglio che sia il vescovo a prendere questa decisione, perché un vescovo dovrebbe accoglierli anche nella sua residenza. Allora che faccio una cosa, tutti quelli che non hanno i figli, non hanno nessuno, che se li porti vicino a lui, nella sua residenza, ma non li può buttare così. Io almeno mia mamma non c'è un problema, ci siamo io, mia sorella e troviamo dove è. Ma quelli che non hanno dove andare, che venga qua il vescovo, che ci guardi in faccia, che li guardi in faccia questi anziani, che li guardi in faccia e che si metta una mano sulla coscienza. Sì, oggi siamo qua insieme ai lavoratori perché si è paventato la chiusura dell'ente per mancanza di personale dell'IPAB di Caltanissetta in Via Turati. E noi su questa scelta e su questa posizione del tutto il CDA, del presidente, quale il vescovo, non siamo d'accordo. Ci opporremo con tutte le nostre forze e con tutto quello che ci mette a disposizione le prerogative sindacali. Saremo accanto ai lavoratori e appena apprenderemo in maniera ufficiale che questa decisione sia stata già deliberata al CDA, resteremo in maniera permanente all'interno dell'istituto. Noi da tempo seguiamo questa avvertenza e possiamo dire con forza che l'ente funziona bene, ci sono gli anziani che vengono accuditi in maniera professionale e amorosa nei confronti degli assistiti, e non riusciamo a capire come mai questa scelta di chiudere l'ente e mettere in mezzo ad una strada i lavoratori tutti. Ricordo che ci troviamo in un periodo natalizio dove dovremmo essere tutti coesi e dare una speranza rispetto a quello che è la posizione lavorativa delle persone, e invece ci ritroviamo qua ancora oggi ad apprendere di questa scelta. No, se ci potevi dare delle risposte. Oh. Allora, io ho saputo questa cosa ieri sera. Ieri sera, anche un po' prima, nel pomeriggio, perché ci siamo sentiti anche con chi gestisce la struttura, e ho saputo di questa situazione. Io quello che può fare il comune è molto limitato, perché il comune ovviamente all'interno dell'IPAB non c'entra, perché anche se in teoria c'è un po' un componente del consiglio di amministrazione, ma non ha influenza, perché è una struttura che è gestita interamente dall'IPAB, cammina da solo, come tutti voi sapete. Noi abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle delle azioni forti nei confronti della Regione, presentando il disegno di legge di riforma della IPAB, però purtroppo su 70 deputati ne abbiamo solo 20, quindi evidentemente la Regione non ha questo tipo di interesse, non so per quale motivo, perché tutte le IPAB, non solo queste, sono in situazioni veramente terribili, per cui quelli che poi ne soffrono sono soprattutto gli utenti, quindi gli anziani che sono ospitati all'interno delle strutture. Signor Sindaco, venne con la signora che non c'è nessuno.
Prendiamo nessuno, la buttiamo in mezzo alla strada. No, la buttiamo in mezzo alla strada. Mi dica cosa dobbiamo fare. Lo so che lei come altre persone. Su questo noi possiamo. Sono tanti gli anziani, sì, ognuno sì, con le proprie situazioni, ma siccome non sono oggetti, sono persone, lo so, in una settimana. Noi stiamo pressando i nostri deputati regionali affinché vada avanti la legge sulla riforma dell'IPAB, perché se va avanti la legge sulla riforma dell'IPAB e soprattutto se si fa anche un discorso di dove è possibile, dove è possibile anche dal punto di vista finanziario fare la privatizzazione delle IPAB, potrebbe essere la soluzione migliore. Questa è la privatizzazione, mi risulta che basta una delibera di giunta regionale. Assolutamente. No, tu sei più informato di me. Per cui quello che faremo noi, che stiamo già facendo da ieri come gruppo 5 Stelle, è quello di fare pressione sull'organo regionale. Poi per il resto noi l'unica cosa che possiamo fare qua è darvi una mano se davvero va a finire in condizione, perché chiaramente una volta che noi siamo responsabili come sindaco e come giunta della sanità locale, del benessere delle persone, in qualche maniera ci muoveremo. Però io ritengo che ci possa essere un minimo di speranza. Secondo me anche chiedendo a chi amministra la struttura di andare a organizzare una cosa con la cooperativa di diverso genere rispetto a quello che in atto si fa, cioè non dare più la gestione a lei, questa è un'idea che mi sta venendo, però potrebbe essere anche una cosa, cioè non gestire più la IPAB direttamente tutte cose, ma darlo in gestione alla cooperativa. Questa è un'idea che ce l'ha già stata prospettata. Secondo me scusi signor sindaco, mi permetta, mi consenta, una coincidenza. Dico, non strisciava la notizia, coincidenze. In che senso? Nel senso che a noi ce l'ha stata prospettata questa cosa e lei mi sta dicendo la stessa. Ma è una idea che viene forse spontanea, perché non lo so. Saranno coincidenze. Non lo so se te l'hanno già prospettata. Io volevo aggiungere anche. Però voglio dire, quella potrebbe essere una soluzione. Non lo so, io mi riservo di parlare con la Curia, con chi amministra, perché mi ha avvertito ieri che ci sarebbe stata, c'è stata questa decisione. Poi arrivato a un certo punto noi possiamo, quello che possiamo fare lo facciamo, lo mettiamo in campo con i nostri servizi sociali, noi siamo a disposizione di tutti quanti, perché è chiaro che una situazione di sofferenza, certo, non può essere tollerata dall'amministrazione comunale. Però se si riescono a trovare, io aprirò un tavolo con chi amministra la struttura e vedere un pochettino le soluzioni più idonee. Proprio per andare quantomeno a tamponare in questo momento. Dovrebbe perché essere auspicabile non solo la garanzia del servizio agli anziani, che è la prima cosa in questo momento. In questo momento sarebbe, l'emergenza è questa. Però bisogna ricordare che noi siamo. Ci sono i livelli occupazionali, 10 dipendenti da 20 anni in un ente. I dipendenti dell'IPAB. Sì, sono dipendenti. Allora io volevo, certo, aggiungere, sì, volevo aggiungere una cosa anche per dare. Dico, questa è una cosa che. Quello che ho detto io, magari a lei le pare una coincidenza, però riflettendo con tutto lo scenario da ieri sera e confrontandomi anche con chi si occupa di questo, scusate, con chi si occupa di questo alla regione dei nostri, ci ha detto, vedi che forse l'unica soluzione potrebbe essere che la cooperativa gli danno in affido il servizio, insomma una cosa del genere, nell'emergenza, ma non so se sotto forma di affitto, una cosa del genere, quindi transitare la gestione da una parte all'altra in maniera tale da dare continuità al servizio, assicurare che la signora che è sola. Quindi si tratterebbe di cattiva gestione? No, io non se voglio si giudicare. Si ritiene che la cooperativa possa gestire meglio, vuol dire che chi ha gestito. No, io questo non lo dirò mai, ma sa perché? Perché no, regione, lei non lo dirà mai, però implicitamente me lo ha detto. Ma io lo dico può essere che implicitamente ci sono altre ecco. Mia è solo una precisazione. Io non voglio dire questo, le dico un'altra cosa. Se io devo gestire una struttura di questa e so che mi deve arrivare un contributo che non arriva da 4 anni, mi pare ovvio che non è una cattiva gestione, perché qualcuno mi deve dare soldi e non me li dà, e quel qualcuno è sempre la regione. Quindi stiamo parlando di un'entità che in questo momento qua non c'è. Per cui non le voglio dire che chi gestisce la struttura sbaglia, o è indipendente sbaglia. Non c'è contributo.
Quindi, sì, prima la regione, perché io sono 34 anni di servizio, non qua. Presso la casa di riposo il contributo che non arriverà, ma no, è stata cancellata la voce e da allora la nostra situazione debitoria si è aggravata quindi se, però se è la struttura che ora in questo momento sta avendo un aumento di utenti, però il debito che c'è non riesce a... quindi non è una questione gestionale, quindi non è un problema, come l'ha prospettata. No, buttare fuori la regione, le spiego pure perché. Perché la possibilità di andare a privatizzare, che sarebbe una cosa sacrosanta, è stata pure negata dalla regione. Tutto in mano alle privatizzazioni. Quindi questo potrebbe essere. Non garantiamo altri diritti che noi finora abbiamo acquisito nell'arco dei 20 anni. Questo io volevo dire. Perché con la cooperativa non è una malattia, posso anche perché poi il discorso diventa ampio e dispersivo rispetto alle tematiche che stiamo affrontando. Oggi c'è un'emergenza che è quello di fare uscire gli anziani entro il 22 per cessazione di attività di assistenza. E noi dobbiamo fare di tutto per evitare di far uscire gli anziani. Siccome l'emergenza è questa, la seconda, il comune è l'emergenza anche primaria, una volta che non ci sono più gli anziani, si tratta anche di la tutela dei posti di lavoro. Le due cose camminano assieme, certo. Non sono spiegate. Assolutamente sì. Allora, rispetto a tutta una tematica che il sindaco ha centrato per quanto riguarda la questione finanziaria, la questione del personale, un contributo regionale che non viene più erogato e quindi mette in ginocchio tutte le IPAB della regione Sicilia. Andando a bloccare eventuali sviluppi da tutti i punti di vista. E non solo, noi ci ritroviamo le IPAB, questa che oggi funziona grazie all'impegno e ai sacrifici di tutti i lavoratori, lavorando senza stipendi e continuando a lavorare con amore verso chi li gestisce. No, ma è sottolineato ed evidenziato. Poi quello che racconta il sindaco, noi su Caltanissetta abbiamo avuto un incontro con i deputati, anche con non solo cancelliere Angela Foti, che è la promotrice per quanto riguarda. Abbiamo una regione Sicilia che taglia il finanziamento, però non ti permette nemmeno la trasformazione. Ma non fa gli adeguamenti, non perché con la trasformazione della privatizzazione a livello di bilancio, a livello di gestione del personale e a livello di una gestione anche contributiva da parte dei lavoratori, siamo quasi al 50% in meno rispetto a quello che oggi deve affrontare l'IPA. Certo. Quindi o ci mettiamo in chiaro che la situazione, i tempi cambiano e quindi bisogna anche fare i conti con una trasformazione e arrivare all'obiettivo che è quello di garantire la casa, garantire gli assistiti, garantire il posto di lavoro ed evitare tutto quello che oggi si sta paventando nella direzione che noi non vogliamo. Noi abbiamo informato il prefetto, abbiamo informato gli organi competenti, la Digos, che siamo in presidio permanente, perché non solo non permetteremo di far uscire gli anziani, perché al momento in cui esce un solo anziano su questa casa non sarà più appetibile per nessuna cooperativa a investire per riempire di nuovo la casa, che sarà difficilissima. E quindi questa cosa noi insieme all'amministrazione comunale assolutamente e insieme agli organi competenti noi ci impegneremo al massimo, vogliamo immediatamente un tavolo con tutti gli attori per mettere in campo una soluzione. La prefettura già che ci mette in campo. No, il tavolo dei parenti non ci possono. Scusate, l'obiettivo primario è quello che abbiamo detto, e quindi attorno a un tavolo tutti gli attori per mettere tutti i tasselli al punto giusto ed evitare tutto quello che oggi stiamo assistendo. Io ritengo che non sia volontà di nessuno, né da chi gestisce, né da chi oggi paventa questa lettera che è stata drammatica, acquisita dai parenti, ma non solo. La più drammatica, consegnarla. Consegnarla, ma dagli anziani che ci sono stati momenti drammatici dopo 5 anni, 10 anni, che si trovano all'interno di una struttura, un dramma, spostarle. Quindi credo che
sia necessario l'impegno e l'aiuto di tutti. Io vi posso dire, per chiudere le parole di chi mi ha preceduto, che io poco fa ho incontrato Padre Gaetano e vi posso dire che stava male pure Padre Gaetano, perché è chiaro che è chiaro che è una cosa che non è, è una situazione brutta per tutti.